Salve, sono Gennaro Coppola, Global Product Specialist del Carciofo per Newman. Oggi siamo in provincia di Lecce, presso l'azienda Migiano, in un campo di carciofo Green Triumph. La varietà Green Triumph, studiata da Newnems principalmente per l'industria, si caratterizza per avere una tipologia di pianta con un concetto completamente nuovo, detto multi-branching, ovvero multiramo, multibranche. Questo perché, come potete osservare, la pianta di Green Triumph è capace di produrre un elevato numero di ramificazioni fiorali, il che darà vita a un elevato numero di capolini. La pianta si presenta con un portamento eretto, il che permette di aumentare leggermente le densità di impianto se si pensa alle nostre altre varietà ibride, in quanto generalmente per i nostri ibridi consigliamo delle densità di impianto che vanno da 5.000 a 5.500 piante ettaro. Nel caso di Green Triumph consigliamo delle densità di impianto da 7.000 a 7.500 piante ad ettaro. I capolini, di un colore verde brillante, hanno dimensioni medio piccole. L'optimum range di raccolta è con diametro che va da 4.5 a 5.5, al massimo 6 centimetri. Questo permette anche di ottenere la qualità interna più elevata per la produzione di cuori o spicchi di piccole dimensioni. Dal campo passiamo adesso all'industria. Eccoci qui presso l'azienda Carlino, una delle industrie che sta utilizzando il Green Triumph per la produzione dei cuori di carciofo. Come potete vedere, il prodotto finito si caratterizza per un'ottima compattezza e un buon colore ed adatto principalmente, come già detto in precedenza, nella produzione dei cuori piccoli o eventualmente di spicchi di dimensioni medio-piccole e in alcuni casi anche per la produzione di prodotto con gambo. Green Triumph, il piccolo carciofo dal grande cuore. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro responsabile di zona. BASF. We create chemistry.